Radio Day e Teleuniverso presentano Confidenze. Confidenze. Personaggi pubblici in privato. Confidenze. Confidenze. Conduce Gaetano D'Onofrio. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Confidenze da Gaetano D'Onofrio, naturalmente su Radio Day ogni lunedì a partire dalle ore 21 e su Teleuniverso ogni venerdì alle 23.30. E poi voglio anche ricordare che Confidenze va anche in replica, più tardi vi dirò gli orari. Ma questa sera, come ogni appuntamento di Confidenze, noi abbiamo un ospite. Abbiamo Mauro Buschini, che è segretario dei Democratici di Sinistra, segretario buonasera. Provinciale. Buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? Abbastanza bene, poi oggi è stato il giorno di festa, quindi è vero. Quindi abbiamo avuto occasione per riposare un po'. Ecco, quindi sei prontissimo per le tue confidenze. Beh, abbastanza. Allora, io voglio dire che oltre ad essere segretario provinciale dei Democratici di Sinistra, il nostro ospite è anche assessore allo sport, spettacolo e turismo del comune di Alatri, vero? Sì, sì, sì. Però insomma l'incarico più importante è quello l'incarico più oneroso, quello più importante, quello al quale tengo anche molto molto di più, perché arriva, diciamo, su una sfera di carattere provinciale, quindi è logico che comporta anche un impegno maggiore. E sei segretario provinciale ed hai soltanto 25 anni. Sì. Complimenti. Grazie. 25 anni, ma quando hai iniziato a far politica? Da bambino? Io ho iniziato a 16 anni. A 16 anni mi sono iscritto al movimento giovanile del nostro partito e da lì poi è iniziata questa piccola escalation, diciamo. Senti, ma che cosa avviene? Cioè, quando uno è ragazzo e sente la voglia di far politica, per esempio il tuo caso, tu che hai sentito? Beh, io ho sentito la motivazione di... Innanzitutto io sono entrato, diciamo così, mi sono iscritto al movimento giovanile nell'anno in cui il centrodestra vinse per la prima volta le elezioni, e quindi fu quasi un'adesione di riflesso. C'è alla base una grande motivazione di voler cercare di fare qualcosa di importante, qualcosa che possa nel piccolo dare il contributo al cambiamento della propria realtà. C'è una motivazione, diciamo, che spinge ad impegnarsi in prima persona, e poi da lì diciamo le passioni prendono il sopravvento e c'è la voglia di impegnarsi sempre di più. Consapevole che questo impegno può rappresentare qualcosa di importante, può dare un contributo, può riuscire ad affermare anche una propria idea, e se questo impegno poi porta dei benefici anche alle altre persone, e questo, diciamo così, aiuta ad impegnarsi sempre maggiormente. Bene. Allora, adesso invece andiamo un po' sul privato. Sai, avendo 25 anni, insomma, non è, come posso dire, non è così ricco, ma dobbiamo scoprire piano piano, eh? Dunque, allora iniziamo, vediamo un po', quando eri bambino, qual è la cosa che ha fatto talmente arrabbiare tua madre che l'hai prese ma di brutto proprio? Beh, sono state diverse. Una in particolare. Sono state diverse. Una in particolare, ricordo, diciamo, le tante partite a pallone fatte davanti casa, e anche, diciamo così, quando i genitori non vorrebbero, vorrebbero che si sta in casa, sempre per paura da piccoli dei raffreddori, di malattie, e poi insomma invece si cerca sempre la fuga, la scappatoia, no? E una volta, diciamo, che con il pallone ho rotto un vetro di casa, e lì, diciamo così, che è superata la soglia di sopportazione. Senti, e poi invece relativamente sempre al periodo dell'infanzia, invece qual è la cosa bella che ricordi? Per esempio un insegnamento non soltanto da parte dei genitori, può essere anche da parte, che ne so, della tua maestra o di un nonno? Sì, nella mia infanzia c'è la presenza quotidiana, c'è ancora tuttora,
dei miei nonni, certo, di entrambi, che spesso, diciamo così, hanno influito anche nella mia formazione culturale, politica, ed è un insegnamento della vita quotidiana, spesso ad affrontare le difficoltà, è un insegnamento vero. Spesso, come si fa, diciamo così, da bambini, non si è molto disponibili al consiglio e al... però poi ci si rende conto con il passare degli anni che è un insegnamento importante, e quindi è naturale, diciamo, arricchisce molto questo. Sono diversi gli insegnamenti che mi sono arrivati, e oggi io me ne rendo conto sempre di più, andando avanti me ne rendo conto in maniera quasi, è diventato un rapporto indispensabile quello che ho con, certo, certo, con i miei nonni, e quindi anzi cerco di arricchirlo ogni giorno di più. Mm-mm. Spesso anche cercando di dare a loro la soddisfazione di poter vedere il loro consiglio che ha un, che ha, diciamo, un riscontro positivo. E tu sei innamorato in questo momento? Che domanda, eh? In questo momento no, si potrebbe dire, diciamo, di essere, diceva Tolstoi in un libro che era Guerra e Pace, che spesso si è innamorati dell'amore. Ecco. E quindi in questo momento io sono innamorato dell'amore, diciamo così, più in generale. Non sono, diciamo così, non sono fidanzato, se così possiamo riassumere la domanda, però insomma. E invece quando è che ti sei proprio innamorato la prima volta? Parliamo quindi del periodo dell'adolescenza. Ricordi quel momento? Sì, 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 lo ricordo. Lo ricordo perché fu abbastanza traumatico. Succede. Perché il classico amore non corrisposto che da bambini, diciamo così, porta a fare tante cose, tante azioni, si manda sempre l'amico a dire, a chiedere, no? A sondare il terreno. E lo ricordo ed era... Lo ricordo anche piacevolmente, anche perché ho poi avuto la fortuna di incontrare continuamente quella persona, anche tuttora, e quindi spesso ce lo raccontiamo. Quindi a modo anche per... Senti, adesso invece ti faccio una domanda un pochino più profonda, poi torniamo alle cose, tra virgolette, frivole, ma insomma l'amore non è una cosa frivola, no, però insomma, ecco, mi dai una tua definizione di bene e una definizione di male, secondo Mauro Buschini? Beh, il bene è qualcosa che può migliorare le condizioni di vita, il bene è qualcosa che può, diciamo in un certo qual modo, rivolgersi a chi oggi sta male, che può migliorare la propria condizione. Il male è chi, diciamo, definire il male, diciamo, è abbastanza variegato come idea, è qualcosa che non porta certamente dei benefici e non aiuta ad avanzare la propria condizione, non aiuta a migliorare le proprie condizioni di vita. E invece il bene secondo te cos'è? O che cosa rappresenta un po' per te? In fondo sei giovane, tra l'altro impegnato nella politica, che è un'attività per il bene comune, no? Sì, sì, proprio a quello pensavo quando dicevo che il bene è un'azione quotidiana che ognuno di noi dovrebbe fare e svolgere per poter consentire a chi oggi ha meno di poter migliorare la propria condizione e di poter in un certo qual modo sperare in un futuro migliore. Ecco, dunque invece adesso un po' di domande flash. Quelle da botta e risposta. Da botta e risposta. Io so che sei un calciatore bravissimo. Beh, non... Sì, sì, lo so, insomma, perché giochi spesso a calcetto. Sì, gioco ora molto di meno, però sì. In passato ho anche giocato a calcio. Poi però gli impegni e proprio il fatto di non essere bravissimi hanno impedito in che ruolo di proseguire. Io giocavo a centrocampo. E con che squadra hai giocato? Io ho giocato con delle giovanili del Tecchena, del Tecchena Calcio, fino all'età dei 16 anni.
E poi, diciamo così, soprattutto per passione, per divertimento, ho iniziato a giocare a calcetto due o tre volte la settimana. In un periodo di tempo ho avuto anche la fortuna di giocare in una squadra di calcetto e facevamo dei tornei, facevamo spesso delle partite. Il particolare è che nella stessa squadra giocava mio padre. Ah, ecco, interessante sta cosa. Cioè padre e figlio nella stessa squadra. Padre e figlio, e non andavamo nemmeno molto d'accordo, a dire la verità. Quindi non vi passavate la palla? Quello sicuramente. Cioè, non vi passavate la palla. E quindi vi hanno tolto dalla squadra. Sì, esattamente. A un certo punto, visto, diciamo, per età. Ah, ecco. Quindi a un certo punto mi hanno fatto fuori. Il fatto curioso è che ad oggi io ho molto meno tempo a disposizione, come ti dicevo prima, mio padre continua a giocare anche 3-4 volte la settimana, io invece non riesco a stare al passo con l'allenamento, e qualche volta quando capita di giocare insieme bisogna riconoscere che lui è più forte. È più forte lui. È più forte lui. È più forte lui. Senti, invece altre passioni, per esempio altri sport che ti piace fare? Beh, molto il tennis. Ho giocato diverso tempo anche a tennis. Spesso lo sci, anche se purtroppo la poca disponibilità di tempo non consente di poterlo esercitare con grande frequenza. C'è uno sport che però mi incuriosisce e che mi sono ripromesso di dover iniziare un po' a fare, ed è il golf. Mi incuriosisce molto. Però... Sì, mi incuriosisce perché ha un'immagine di uno sport che riesce a rilassare molto, a fare stare tranquilli, quindi tra poco tempo credo mi sono ripromesso di iniziare a frequentare qualche campo di golf subito dopo le festività natalizie. Bene, una buona cosa questa. Ma quante cose un ragazzo di 25 anni deve rinunciare per fare il segretario provinciale di un partito? A tante. Vediamo una alla volta. A tante, anche a tante passioni. Una alla volta è difficile elencarle perché sono così tante. No, spesso a 25 anni si ha un po' la tendenza a volte a magari sparire un paio di giorni, fuggire oppure insomma spesso fare più tardi del dovuto la sera, oppure molto semplicemente pensare che magari un giorno non ti va di far nulla e si può rimanere a casa, no? Invece no, bisogna essere presenti, bisogna rispettare gli impegni, e questo un po' complica, questa cosa. Però, insomma, vabbè, certo, sicuramente sì, devo rinunciare a fare sport molto molto spesso. Questo naturalmente a vantaggio di tuo padre, che ne beneficia. Ne beneficia, sì. Senti, invece no, adesso mi piace parlare dell'amicizia, di questo grande sentimento, no? Tu hai molti amici, ritieni di... Io ho tantissimi amici. Ho tantissimi amici, ma... Quali sono le cose che ti piacerebbe sempre sentire dai tuoi amici? Le cose che piacerebbe sentirti dire da loro? Ma... Per esempio non mi piacerebbe sentir dire che non ci sono mai. Cosa che invece magari avviene. E che invece avviene. E questo è un po', purtroppo è un rimprovero di tutti, anche di chi ti sta parlando. No, io immagino. Io ho tanti amici, soprattutto sono amici che arrivano dagli anni dell'infanzia, ho tanti amici del liceo, per esempio. Perché al liceo noi eravamo una classe, un gruppo talmente affiatato che abbiamo proseguito a frequentarci, abbiamo proseguito la nostra amicizia anche dopo. Con tanti abbiamo fatto addirittura dalle elementari fino all'università insieme. E quindi c'è un rapporto profondo, vero. Spesso quando si è davanti al vero amico, alla vera amicizia,
non bisogna nemmeno parlare, perché appunto l'amico riesce a capire qual è lo stato d'animo, qual è le sensazioni, e poi un amico riesce anche a capire sempre qual è la cosa che si desidera, e appunto riesce a dare un aiuto fondamentale. La cosa che mi sento dire da un amico in particolare, che è anche diciamo così un collega di partito, se così possiamo dire, e che spesso lo chiamo per sentirmela dire, ecco, vediamo qual è questa e lui cosa. Mi dice: ma no, è tutto tranquillo, non ti preoccupare, tutto a posto, stai tranquillo, ma si risolve tutto. Quindi magari tante volte quando si ha bisogno si chiama e si dice: ma scrivi gli sms? Molti, proprio tanti? Molti, spesso anche in qualche riunione quando durante la discussione. Sai, quando ci sono alcune riunioni che a volte vanno avanti più del dovuto, oppure le argomentazioni sono, no? Spesso vanno fuori tema, e se un amico ti cerca, o magari spesso un'amica, spesso si risponde con gli sms e si cerca anche di tenere la discussione. Certo, in modo che così. Poi è un mezzo di comunicazione che permette anche in maniera veloce di comunicare, e anche nel momento in cui non si riesce a trovare la persona che si vuole contattare, basta mandare l'SMS e poi prima o poi la leggerà. Certo, no, è vero, questo è vero. Tu sei anche uno studente universitario. Sì. Sei uno studente universitario in ingegneria. Ingegneria edile e architettura, che è diciamo una facoltà che sta un po' a metà fra l'ingegneria e l'architettura, che è una mia grande passione. Il tavolo da disegno e comunque il mondo, diciamo, dell'architettura, della costruzione, della pianificazione è un po', diciamo, una mia passione. Ed anche se molti mi chiedono come faccio a conciliare le due cose, certo, l'ingegneria con la politica, perché è artificioso però ci sono dei punti di... Spiegami tu come riesci a conciliare. A me è piaciuto sempre fare cose diverse, mi è piaciuto, no, studiare ingegneria, e quindi la matematica, e quindi la perfezione delle idee, e dall'altro la politica, che invece, diciamo così, spesso è la ricerca della mediazione, spesso è la ricerca della condivisione delle idee, e quindi, no, sembrano due cose perfettamente differenti, però invece, lavorandoci, no, si riesce. Come no? Sei un discotecomane? Discotecomane no, però vado in discoteca. Ti piace andare in discoteca? Mi piace, perché mi piace fare un po' di tutto, quindi mi piacciono molto i pub, mi piacciono molto i disco pub, e anche la discoteca. Non ci vado spessissimo, però insomma, quando capita, volentieri. Beh, anche perché poi se vai spesso in discoteca, sai, i giornali cominciano a fotografarti. Vari... Dunque, adesso fra poco avremo una telefonata a sorpresa. Tu sei uno che ama le sorprese? Molto, molto. Qual è stata la sorpresa più bella che hai ricevuto in 25 anni di età? Beh, la sorpresa più bella è stata quella della prima macchina. Che macchina era? Una panda. Panda in giro, esatto. Che poi è stata un po' la macchina della mia generazione, perché diciamo così, appena presa la patente era un po' la macchina che avevano tutti i miei coetanei, perché era semplice da guidare, costava anche poco, e soprattutto perché se ne trovavano anche di seconda e terza mano, e quindi per fare un po' di pratica era la cosa migliore. E l'ho ricevuta, è stata bella la sorpresa, perché non me l'aspettavo, logicamente, essendo una sorpresa, ma non ci avrei proprio mai, non l'avevo chiesta, mio padre la macchina, però anche lì lui mi chiese se volevo la macchina, poi gli risposi di no, ma me l'ha regalata lui quando per diverse volte è stato costretto ad andare in giro in motorino. E quindi costretto mi ha fatto la sorpresa.
perché tu naturalmente hai avuto anche prendevo la sua, hai avuto anche il motorino per un certo periodo. Ho avuto il motorino. Non è andato sempre tutto bene? No, hai fatto passare qualche pensiero ai tuoi genitori? Ma di piccola, meno male, di piccola entità. meno male questo. Senti, invece andiamo adesso un po' più sul profondo, prima di giungere a questo momento. E, qual è stato il momento più difficile della tua vita, se puoi raccontarmelo? Beh, è stato un momento che ricordo in maniera lontana, perché è stato il momento legato alla mia infanzia. A 4 anni io ho avuto un'operazione al cuore a causa di alcune disfunzioni che c'erano. Lo ricordo lontano, però in maniera forte, in maniera presente. Ricordo molto l'affetto, ricordo molto l'attenzione che c'era intorno a me, che appunto da bambino piccolissimo subivo un'operazione che appariva molto 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 difficile. E quindi quello è stato un momento, però, nel quale credo, diciamo così, fin da bambino di aver trovato molto la forza per andare avanti. Allora, c'è la telefonata. Pronto? Sì. Allora, attenzione, non devi farti riconoscere, però visto che qui abbiamo il nostro Mauro Buschini, mi dici qualcosa per vedere se ti riconosce. Ma penso che mi riconosco. Eccola, è Domenico, subito. Domenico. L'hai riconosciuto subito. Sì. Questa è una bella sorpresa. Tono di voce, allora, inconfondibile. Diciamo agli ascoltatori. Poi l'ho sentito anche poco fa, quindi. Spero non ti abbia detto. Non mi ha detto nulla delle altre cose. Senti, noi abbiamo al telefono Domenico Maramao, ecco. Domenico, buonasera, benvenuto. Buonasera. Come stai? Benissimo, grazie. Bene. Allora, dunque, tu sei uno che conosce molto bene Mauro Buschini. Sì, ci conosciamo da tanti anni, diciamo, siamo impegnati tutti e due nello stesso partito, ci conoscono, cioè, quindi ecco, abbiamo un ottimo rapporto che chiaramente va oltre il discorso della politica, delle cose, perché ci frequentiamo anche al di fuori, diciamo, di quello che è il normale rapporto, diciamo, della politica, insomma, ecco. Allora, senti, sì, se vuoi dire qualcosa. No, perché Domenico lo conoscono tutti come una persona simpaticissima, quindi credo che avete fatto un'ottima scelta, perché... Beh, sai, noi cerchiamo, andiamo poi ad indagare sugli ospiti. Poi lui è stato fra quelli che mi ha spronato sempre molto ad andare avanti, a proseguire con l'attività di partito. Lui Mauro, non esageriamo. Ecco, appunto, anche perché adesso, bene, aspetta, perché adesso... No. Ah, qui viene il... Senti, allora, mi dici un pregio, quindi una virtù di Mauro Buschini, però poi mi dici anche un difetto, Beh, guarda, pregi non penso che chi ha modo di conoscerlo li riscontra facilmente. Ah, ecco, no, pensavo... È un ragazzo molto disponibile, quello penso sia la cosa, il pregio più grande che ha, la disponibilità e il saper ascoltare un po' tutti quanti in tutte le circostanze, insomma, ecco. E per un ragazzo che è un po' nella vita, diciamo, sociale e politica, è una cosa molto importante. E il difetto? Si impegna molto, è molto serio, è costante, è caparbio, quindi è sicuramente, diciamo, sono doti importanti. Adesso stai esagerando tu, No, beh, non penso che sto dicendo cose che si riconoscono un po' tutti quanti. Andiamo sul difetto. Ma il difetto diciamo che si può dire, forse che in questo momento è un po' troppo preso dalla politica, sta tralasciando un po' la scuola, forse, che è una cosa che io non gliel'ho detto. Lui mi ricorda sempre, lui me lo ricorda quasi all'inizio della sua, diciamo, quando mi ha chiesto che cosa pensavo del fatto di impegnarsi in politica, io gli dissi chiaramente di farlo, ma senza perdere mai di vista la scuola, perché la politica da un momento all'altro, cioè, ti porta facilmente, certo, in alto, ma poi ti fa fare dei tonfi che che penso a lui non succederanno mai, però sai, è bene sempre essere un po' svincolati, magari preparati anche ad altre situazioni, e questo è, per il resto diciamo che
grandi difetti, forse ecco si fa prendere un po' troppo dal lavoro, dalle cose, prende troppo seriamente un po' tutto quanto, e all'età sua forse sarebbe bene anche sdrammatizzare ogni tanto e prenderla un po' più con filosofia, insomma, ecco. Beh, insomma, questo lo dice oggi, poi, è una bella poi cosa. Nel segreto mi dice che sono anche un po' troppo no, però è una bella cosa, anzi mi fa piacere, Domenico, che tu abbia detto questa cosa, cioè che è importante anche lo studio, che è importante anche l'impegno, anche altri momenti, diciamo, certo, del bagno, certo, cose, certo, certo. E con questo nel dire questo c'è anche poi un incitamento, uno stimolo a fare ancora di più per il sociale, sì, quindi certo, insomma, certo. Vedi, devo dire che lui in particolare, insomma, puoi confermarlo, Domenico, lui è uno stimolo continuo, Domenico, certo, anche ad approfondire sempre le questioni che si trovano davanti a noi. E poi lui è il segretario della sezione locale del nostro partito e quindi è, diciamo, una sorta di mio capo, ah, ecco. che dà le dritte. Bene, allora Domenico Maramau, sì, grazie, sei stato molto gentile, prego. E soprattutto ci hai dato modo di conoscere ancora più a fondo Mauro Buschini, un personaggio pubblico che in questa trasmissione, come tu sai, viene visto più nella sfera del privato. Certo. Grazie veramente. Prego, ciao Domenico. Ciao, grazie. Ciao, ciao, buonasera. Dunque, torniamo a te. Questa è una bella sorpresa. È stata una bella sorpresa. È stata una bella sorpresa. Hai visto, insomma, è andata molto bene. Dunque, parliamo invece adesso di attrici. Visto che non sei fidanzato, hai confessato di non essere fidanzato, allora vediamo un po' quali sono le attrici che più ti fanno sognare. Ma da sempre io, provendo per la bellezza mediterranea, quella tipicamente italiana, quindi io l'ideale, diciamo così, che ho in mente, che ho sempre presente, è quello di Maria Grazia Cucinotta. E credo che sia una delle attrici italiane più belle in assoluto e anche più brave. Ha una capacità di recitare, di saper reinterpretare a fondo il personaggio, che davvero è una, che concilia perfettamente con la sua bellezza. Bene, e adesso parliamo anche di vizi, di piccole cose che magari tu hai. Hai un vizio, una cosa che così, insomma, fa parte un po' della tua vita? Sì, il vizio che ho spesso è quello di dover pianificare sempre tutto, qualsiasi istante della mia vita, anche il momento libero spesso voglio pianificarlo, voglio sapere cosa fare nel momento libero. Per esempio, se penso ad un giorno in cui posso riposare, posso magari stare a casa, devo anche pensare a quello che devo fare per riposare. Proprio quel giorno. Sì, no, anche nel riposo penso sempre, diciamo, come fare e cosa fare. E invece spesso andrebbe, no, lasciato al caso le cose che invece vanno fatte, vanno portate avanti. Invece è un vizio. Questo fa parte proprio un po' del tuo carattere. Sì, fa parte. Ti arrabbi spesso o sei abbastanza mansueto? Beh, no, lo dicevi prima tu, 25 anni, segretario di un partito, sì, mi arrabbio molto spesso. Arrabbi spesso. E quando... Però scelgo le persone con le quali arrabbiarmi. Ah, ecco, interessante questo. O meglio, se mi fa arrabbiare qualcuno, ma so che non è una persona che potrebbe capire un eventuale sfogo, evito, poi scelgo la persona con la quale concentrare lo sfogo e l'arrabbiatura. Però, insomma, spesso fa anche bene perché si scaricano alcune tensioni. Io, insomma, ho diversi amici che sono le classiche persone che non si arrabbiano mai, si dice, no? Sì. Però nel momento in cui si arrabbiano, poi non si riesce a fermarli in nessun modo. No, è vero questo.
No, no, questo è vero, ci sono quelli troppo mansueti che poi bisogna aver paura nel momento in cui qualcosa non quadra. A volte arrabbiarsi, strillare anche un po' fa bene, perché si recupera in fretta la calma. È vero, sì. Senti, invece nelle persone che incontri, che magari non conosci o non hai mai conosciuto, qual è la cosa che ti colpisce subito? Quella cosa che ti fa pensare, dice sì, forse è importante conoscere questa persona. Ma il modo in cui le persone si pongono e anche il modo in cui si dà la mano, no? Spesso ti fa capire anche l'aspettativa dell'altra persona che ti conosce. Spesso, diciamo, le persone che si pongono in maniera molto fredda, molto distaccata, non portano poi immediatamente a parlare, a esprimere alcune idee. Io sono una persona che dà subito confidenza. Sì. Diciamo, stringe in fretta, molto in fretta, amicizia, ma se non trovo, diciamo, anche le altre persone predisposte, preferisco un po' chiudermi, quindi, sì. Aspettare di capire quale persona ho davanti. E poi nel mio lavoro capita di conoscere tantissime persone, capita molto spesso di conoscere, diciamo così, delle persone che non ti portano subito a stringere in fretta, diciamo così, un rapporto anche di confidenza. Anche certo. Sei un tipo che si guarda molto allo specchio? No. Quanto tempo? No. Un secondo. Un secondo, perché tra le altre cose spesso la mattina mi alzo un po' troppo tardi e quindi devo correre se voglio arrivare puntuale. Qual è la cosa che ti piace di te stesso a livello fisico? Qual è la cosa che non ti piace poi? Le due cose, no? I due opposti, se ci sono magari. Sì, ci sono. Mi piace molto spesso curarmi un po' i capelli, spesso li porto anche più lunghi di ora. E poi fra l'altro adesso c'è pure la cuffia, quindi insomma. Non c'è, si notano. No, vabbè, insomma. Anzi, poi voglio dire una cosa importante relativamente alla cuffia, prego. E poi un po' in linea con il lavoro che faccio, non mi piace la scarsa presenza degli addominali. Quindi vorresti avere degli addominali più degli addominali forti. Diciamo che è così, un po', magari un po' più presenti. Ecco, allora, prima di ascoltare il prossimo brano, che è un brano fra l'altro molto bello, un brano denuncia, io voglio dire una cosa relativamente alla cuffia. C'è tantissima gente che mi incontra e mi dice: ma come mai fate una trasmissione in televisione con la cuffia? Allora è importante dire che questa è una trasmissione che va in onda sia su Radio Day che su Teleuniverso, e in radio normalmente la trasmissione si fa con la cuffia. Certo. È vero che è così. Allora, io adesso invece voglio farti una domanda che secondo me è molto importante. Tu sei segretario di un partito a livello provinciale. Ecco, secondo te nella nostra provincia, nella nostra comunità, cosa manca? Cosa è stato fatto? Ma io credo che molto sia, diciamo così, stato fatto in questi anni. Perlomeno noi credo abbiamo creato le premesse per poter oggi pensare ad uno sviluppo vero di questa provincia. Oggi le premesse ci sono tutte nei diversi campi, da quello culturale a quello turistico a quello dello sviluppo economico. Oggi noi dobbiamo fare un salto di qualità e io credo che i partiti, le istituzioni debbano iniziare seriamente a ragionare e a lavorare su questo punto. Noi dobbiamo fare un salto di qualità soprattutto nel miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini, dei cittadini di questa provincia, e quindi se penso alle tematiche dell'ambiente, se penso alle tematiche di come ci si muove,
dove si lavora in questa terra, se penso anche alle diverse prospettive che abbiamo di uno sviluppo, credo molto, per esempio, che il lavoro fatto fino ad oggi possa oggi pensare ad attrarre degli investimenti, possa pensare a investire in canali nuovi, se penso alla tematica del turismo, a quella culturale. Tutto però deve, secondo me, arrivare a questo fine, quello di migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini. Io poi credo, ho avuto anche prova e riscontro di come però sia duro lavorare su queste tematiche, perché poi la politica, l'impegno nelle istituzioni è anche faticoso, è anche cercare quotidianamente di trovare tutte le possibilità che si hanno per poter raggiungere questi fini, per raggiungere questo scopo, perché poi lo dicevi tu prima, io faccio anche l'amministratore nella mia città, per esempio sono felice che fra pochi giorni nella nostra città daremo il via libera alla costituzione di una società che riguarderà lo sport. Sarà la prima in Italia e lavorerà esclusivamente nell'interesse dello sviluppo dello sport, dell'ingresso al mondo dello sport, anche pensare allo sport come un'alternativa per l'educazione, per la formazione di ogni futuro cittadino. Nella mia città nascerà fra poco tempo un grande centro che sarà un centro che l'alternativa all'acqua cetosa e quindi ai centri sportivi più importanti d'Italia. E quindi insomma questo lavoro va continuato, va ampliato e va, diciamo così, anche portato fuori dalle diverse realtà. Bisogna lavorare anche in questa provincia per poter tracciare un'identità comune delle diverse realtà, capire tutti insieme le sfide che abbiamo davanti. Ricorre in questi anni l'anniversario dell'istituzione, in questi giorni l'anniversario dell'istituzione della nostra provincia. Certo. Quindi questo mi fa fare una riflessione. Dobbiamo lavorare molto sulla nostra identità, sull'identità di questa terra, sapendo che come dire, oggi siamo primi in tante cose. Beh. Primeggiamo in tante cose, quindi questo lavoro va proseguito e incentivato. Bene, ti ringrazio per questo momento finale che naturalmente fa parte un po' di tutta questa trasmissione, come avviene anche con gli altri ospiti. Ti ringrazio perché sei stato con noi, veramente. Grazie a voi di avermi invitato. Grazie, soprattutto io voglio ricordare che naturalmente è stato con noi Mauro Buschini, che è segretario provinciale del Partito dei Democratici di Sinistra. Io voglio anche ricordare a tutti gli amici che sono all'ascolto gli appuntamenti di Confidenze. Ogni lunedì alle 21 in diretta su Radio Day e in replica sempre su Radio Day la domenica successiva a partire dalle ore 9, mentre invece in prima visione al venerdì alle 23.30 su Teleuniverso e in replica il sabato intorno alle 12.15, 12.20. Da Gaetano D'Onofrio veramente è proprio tutto, ciao! Radio Day e Teleuniverso presentano Confidenze. Confidenze. Personaggi pubblici in privato. Confidenze. Confidenze. Conduce Gaetano D'Onofrio.